Disagi per l'utenza, soprattutto per l'utenza anziana, per la chiusura delle biglietterie al pomeriggio. Domenico Pettinari dice che non tutti gli anziani sanno come funziona un'app e possono dotarsi in anticipo del titolo di viaggio, il che favorisce tra l'altro anche l'evasione. Sì, stiamo parlando intanto del trasporto pubblico regionale, che vorrei ricordarlo, è la seconda voce più importante, il bilancio di Regione Abruzzo. Abbiamo rilevato che le biglietterie sono tutte chiuse nelle ore pomeridiane sul tutto il territorio regionale, non solo quella di Pescara, e questo è causa di enorme disagio per tutta l'utenza, maggiormente dico per l'utenza anziana che non si può recare, andare su internet e disbrigare le pratiche tramite le app come consiglia l'azienda. Ma non solo, la biglietteria fa anche informazione, è l'unico, possiamo dire, avamposto vicino al cittadino che può dare le informazioni. Dato che in questo periodo non solo si stanno cambiando molti orari, i cittadini non possono che venire qua e verificare quelli che sono gli orari. Ma il danno si aggiunga alla beffa, perché all'interno dei pullman le emettitrici sono spesso non funzionanti, per il personale causa Covid non può fare i biglietti, quindi c'è un'evasione elevatissima a danno del pubblico, dell'azienda e quindi del pubblico, perché è un'azienda pubblica. Ho chiesto con forza di ripristinare questa funzionalità. Lo si deve per l'utenza. Poi si aggiunga un altro ordine di problema, che è quello dei pullman, che escono spesso con le spie rosse accese, non funzionanti, rimangono, si fermano, si sfasciano, lasciando a piedi studenti e lavoratori che sono costretti a lunghissime liste d'attesa. No, a fronte di questo abbiamo scoperto che sono state acquistate decine di auto fiammanti, lussuose, autovetture, non pullman che tanto servirebbero, molto probabilmente per personale di vertice amministrativo. Tutto ciò non va bene, il fallimento del trasporto pubblico regionale. Chiedo con forza al Presidente di Regione, al Sottosegretario dei Trasporti, di ripristinare i servizi al cittadino. Biglietterie devono stare aperte tutti i giorni, anche il pomeriggio. Non è un problema di personale, il personale c'è, lo facciano lavorare perché i dipendenti vogliono lavorare e vogliono offrire questo servizio importantissimo ai nostri cittadini e conterranei.